Iniziamo col weekend del 2-3 giugno, che mentre a Mondovì avremo la prova di Urban Downhill, campionato italiano spettacolare di discesa, abbiamo a Vicoforte, quindi proprio vicino a Mondovì, la città che confina, Florete Flores, un evento di 2 giorni che inauguriamo sabato mattina alle 9, dedicato ai fiori e a tutto quello che rappresenta il mondo del verde. È una fiera straordinaria, con tanti colori, con tanti aromi che bisogna andare a provare. Siamo stupiti di noi stessi perché sta avendo più successo del previsto. Noi abbiamo iniziato così, in maniera, vediamo cosa succede, abbiamo fatto questa prima edizione, poi la seconda, quest'anno è la terza, e devo dire che il successo di anno in anno è sempre maggiore, quindi questo ci gratifica molto. È una mostra mercato di fiori che vede rigorosamente dei produttori, che vede appunto produttori dal nord Italia, dalla Lombardia, dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Liguria, venire ad esporre i propri fiori a Vicoforte in questo, lasciatemi dire, splendido scenario. A noi non interessa fare una sagra, a noi interessa fare una manifestazione che, fondandosi su una cultura profonda del mondo delle fiori e delle piante, dia anche modo di imparare a chi partecipa a questa manifestazione, di imparare delle cose di cui ha bisogno, di cui coltiverà il proprio animo, i propri giardini, i propri orti. Sì, dopo la pausa invernale dedicata soprattutto a quello che è stato lo sci invernale, che anche quest'anno ci è stato capace di regalarci grandissime soddisfazioni, rincomincia il periodo delle sagre. Le sagre di fine primavera e inizio estate sono veramente tante, quelle che in questo periodo rianimeranno la provincia di Cuneo. Andremo a Peveragno per la Sagra della Fragola, uno di questi eventi ormai conosciuti in tutto il mondo, soprattutto per l'eccellenza e la bontà delle fragole di Peveragno, che sono una delle fragole migliori al mondo. E per Peveragno la Sagra della Fragola è il momento clou in cui valorizziamo al massimo, con una serie di eventi, la nostra regina delle produzioni agricole, cioè la fragola, quella che abbiamo sempre definito come l'oro rosso di Peveragno. Quest'anno per la prima volta nella Sagra della Fragola ci sarà la Contrada dei Gusti, cioè una contrada totalmente dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio, grandi produttori di birra, grandi produttori di vini, di formaggi, il consorzio Carnet della carne cruda, per fare un esempio, produttori di pesce, di miele, tutti i produttori locali che offriranno i loro prodotti e il pubblico potrà degustarli. Al centro ovviamente la regina fragola, che farà da protagonista di tutta la manifestazione, verrà degustata e promossa in tutti i modi. A Peveragno abbiamo il museo dedicato a Vittorio Bersezio e Pietro Toselli, e nell'occasione sarà aperto tutta la giornata. Non è anche da dimenticare la mostra di pittura nella confraternita a cura dell'associazione Artensiel, intitolata I sentieri dell'anima. Abbiamo anche la musica che ci riflette, che è un concerto eseguito dai giovani.